Primo ospite per questa mattinata, il presidente della terza municipalità Stella San Carlo all'Arena, Ivo Poggiani. Buongiorno Ivo. Buongiorno, ciao Pio. Bentornati ai nostri microfoni, Ivo. Stamattina, oltre al piacere di averti ai nostri microfoni, vorrei parlare di quello che è successo domenica. Domenica tu ti trovavi in giro naturalmente per i seggi, hai subito una vile aggressione. Allora, io domenica mi trovavo alla sanità, a Rione Sanità, e mentre giravo tra un seggio e un altro vengo avvicinato, bloccato in realtà in motorino da una persona che parcheggia il motorino, mi blocca e mi aggredisce, minacciandomi di morte, minacciandomi di sparare in testa, eccetera eccetera. Subito vengo a sapere che la persona in questione è un noto esponente di un clan della zona, e ovviamente poi ho sforzo denuncia la mattina dopo in questura. Quello che mi sento di dire come valutazione sull'accaduta è che comunque, diciamo, in questi giorni, nel primo turno e sia al ballottaggio, abbiamo dato non poco fastidio ad una serie di interessi criminali che spesso si legano purtroppo con parti politiche ben precise. Ora la magistratura farà il suo corso, la questura sta facendo le sue indagini, certo è che comunque, diciamo, questo non è stato il primo episodio, soprattutto per garantire che il controllo popolare sui seggi funzionasse, non è stato il primo episodio dove ci siamo scontrati verbalmente con persone fuori ai seggi, poi siamo arrivati addirittura alle mani e alle minacce fisiche di morte. Però questa cosa in qualche modo mi fa pensare che la grande attività svolta da Un Popolo in Cammino in quest'ultimo anno, con le tantissime iniziative e manifestazioni contro la camorra, è la battaglia per garantire un voto pulito sulla nostra municipalità, hanno dato i suoi frutti. Assolutamente sì, anche perché tu sei sempre in prima linea, lo eri precedentemente, figuriamoci adesso poi che sei il presidente di una municipalità che, come dico sempre, respira storia, però purtroppo anche dei lati molto scuri. Le minacce per te non sono assolutamente una novità, anzi sei stato spesso vittima di queste cose, però hai reagito sempre alla grandissima. Se mi consenti poi di dirlo, noi siamo amici, ho visto che comunque già ieri eri di nuovo in piena attività, così come lo sei stato anche lunedì mattina. No vabbè, ma il segnale che dovevamo dare è che subito ritorniamo sui quartieri, in quel quartiere io mi sento a casa, abbiamo fatto delle cose meravigliose, c'è gente meravigliosa, c'è una nuova area che tira su quel quartiere di sviluppo, ma anche, diciamo, di giustizia sociale. Queste minacce non ci spaventano, non ci intimoriscono, però, diciamo, oggi ho anche un ruolo istituzionale e dovevamo dare il segnale che anche attraverso la denuncia pubblica, ma anche la denuncia in questura, noi diamo un segnale ai cittadini di non aver paura e di denunciare, anche se non lo vogliono fare pubblicamente, possono sempre rivolgersi a me, perché devo garantire in qualche modo che su quel territorio i progetti in corso di quella cittadinanza attiva, di quella cittadinanza che sta trasformando i quartieri delle nostre periferie, vengano garantite. Mi scuso, ma sto in mezzo al traffico, quindi magari sotto sentite un po' di casino. Non ti preoccupare, questo è il bello della diretta. Ivo, se mi consenti, poi tra le altre cose, i nostri microfoni sono sempre aperti, le nostre porte sono sempre aperte quando vorrai venire qui o quando vorremmo segnalare in onda un problema, ma anche una cosa risolta, assolutamente. Ti ringrazio, Pio. Grazie a te. Ivo, un abbraccio a tutti voi. Ci sentiremo presto e ci verremo presto. Io saluto e ringrazio Ivo Poggiani, il presidente della terza municipalità Sella San Carlo all'Arena.